cos'è? Cazzo è? Shh. Sembra uno sparo. Sì, era uno sparo, ragazzi. Raga. No, raga, era uno sparo. Raga, sta ammaiando. Sta ammaiando. Dov'è? Dov'è che? Di là? Dov'è? Ha trovato qualcosa? Raga, benvenuti a un nuovo video del PDU. Come sempre aspettavamo il buio è arrivato. Sì. E stasera, vuoi dire tu dove ci troviamo? Stasera ci troviamo nel famosissimo bosco dei suicidi in Italia. Perché noi siamo caduti dal pero, raga. Esatto. Non lo sapevamo, però anche in Italia abbiamo un bosco dei suicidi, che è questo qui alle mie spalle. Ora, prenderemo molto con le pinze quello che ci è stato detto durante una segnalazione. Noi siamo venuti qua perché noi le segnalazioni le ascoltiamo, ci siamo documentati ed effettivamente sembrerebbe proprio che qua in questo bosco si siano verificati numerosi suicidi. Sì. Quindi che dire? Spectra alla mano, tu hai lo zoom che starai prendendo l'aereo che sta passando in questo momento. Ho lo zoom, questa cosa super figa. Stasera, raga, abbiamo anche Diesel, eccolo qua, perché faremo un esperimento. Sapete che noi siamo quelli degli esperimenti, ci piace un botto, e quindi stasera proveremo una cosa nuova. Spectra. Terminato? Sì, subito. Bene. Fa molto horror questo bosco, raga. Sì. Diesel, tu cerca di non tirare, amore. C'è qualcuno in questo bosco? C'è qualche spirito che vuole venire qui? Può far illuminare lo strumento? Come ha fatto prima? Per favore? Noi non siamo venuti qui per darvi fastidio. Non abbiate paura del cane. Per darvi fastidio. Non abbiate paura del cane. Per darvi fastidio. Non abbiate paura del cane. Allora, dobbiamo fare molta attenzione, Sì. Perché qui è zona di animali selvatici. Sì, infatti io comunque con lo zoom. Oh, che c'è? È passata una nebbia bianca, raga. Sei serio? Giuro. Veramente? Giuro, è passata una nebbia bianca qua davanti. Magari siamo nella giusta direzione. Ho visto degli occhietti là in fondo, raga. Dove? Li ho visti con il night shot. C'è qualche spirito che si sta manifestando? Io tengo molto sott'occhio anche il comportamento di Diesel. Sì, perché lui sente tutto. Esatto. Cioè, per noi è difficile guardare avanti e dobbiamo fare attenzione anche a non perderci. No, esatto. Noi abbiamo puntato comunque la posizione. Sì, perché questo posto è famosissimo anche per questa cosa. È facile perdere l'orientamento. Già di giorno è difficile, figuriamoci di notte. Sì. C'è qualche anima che vaga ancora in questo bosco?
io sto provando veramente una sensazione di disagio, la telecamera non mette a fuoco. Sì, anch'io. Veramente incredibile. Oh, vi giuro che mi è sembrato di vedere come qualcuno correre di là, ma non un animale, umano. Correre? Sì. Guarda lo spettro! Ok! 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 Eri tu? Eri tu? È passato qualcosa di... Dove? Qua davanti, l'ho preso, sicuro. Davvero? Sicuro. Sì. Ancora, sopra la tua testa, Fabio. Sopra la tua testa. Due ne sono passati, due orbs. Ok. Uno in basso, uno in alto. Vedi, noi non siamo qua per darvi fastidio. Che cos'era, raga? Ho sentito. Così. Non lo so. Come dei passi? Bravissimo. Io ho sentito una di voce. Là. Di là. Dove? Dalla parte dove stai tirando tu con lo zoom. Ora? Lì. È un fischio questo? C'è qualcuno che fischia? Voi ci credete che io sto facendo fatica a vedere anche con... No, io infatti sto avendo proprio difficoltà. Con la notturna? Cioè, comunque c'è da dire una cosa. Che una volta che qualcuno entra qua dentro, c'è col cavolo che lo recuperi. No. C'è col cavolo. Cioè, noi abbiamo... È anche molto isolato. È molto isolato. Noi infatti abbiamo parcheggiato comunque a ridosso della strada e ci siamo addentrati all'interno del bosco tramite un sentiero. Guarda lo spettro. Mentre stavo dicendo questa, guarda. Esatto. Infatti io stavo pensando, vuoi dire, vogliamo spiegare come faremo a trovare praticamente, diciamo, la zona dove tutti dicono che, diciamo... Più che la zona, io vorrei, siccome è diesel, voi ovviamente lo sapete che sono un cinofilo del soccorso alpino, sì. E diesel è un cane da ricerca, da soccorso, quindi vorrei vedere, vorrei provare a mandare diesel in ricerca, quindi gli metterò il campanello, gli metterò la pettorina, proprio come se fossimo in missione, per vedere se trova qualcuno, perché raga... La gente qua non veniva solo ad impiccarsi, ma si toglieva proprio la vita nel vero senso della parola. Quindi potremmo trovare magari anche qualcuno per terra. E siccome lui è molto sensibile all'entità, sì. Io vorrei provare a sfruttare questa cosa. Guarda! Guarda! Vorrei provare a sfruttare questa cosa per vedere... Pazzesco, lo spettro. Per vedere se riusciamo a... Madonna mia. Ti va? Vuoi che ti troviamo? Amo. Assurdo, sto venendo i brividi. Perché hai bisogno di aiuto? La butto lì, eh. Magari ti sei pentito del gesto che hai fatto? Però ci vuole anche un bel coraggio, compiere degli, sì, atti del genere. Sì,
Questa è una cosa che mi toglie il fiato proprio. Cos'è? Cazzo è? Shh. Sembra uno sparo. Sì. Era uno sparo, ragazzi. Raga. Cos'è lì? Vedo una luce in fondo. Una macchina. Spegnete le luci. Spegniamoci. Chiudo il rec. No. Mai quando ci sono queste cose. Ok. Raga, non vedo più. Non si vedono più i fari. O li ha spenti o è andata. Era sulla strada di là, comunque, eh. Rallentato, quando era lì ha rallentato. Adesso non so se ha spento le luci o se se n'è andata. Cazzo, raga, questo era quello che sparava. Marlo, quello per un colpo di o pistola o qualcosa del genere, comunque. Come se avesse scheggiato, sì, qualcosa. Tium. Sì. Che cazzo facciamo? Facciamo attenzione. Ok, accendete le torce. Facciamo un check. Come le fai un check? Era lì? Qua era. Era dritta qua. Mentre si vedevano fare dritti lì. Doveva passare per forza da davanti a noi. Cos'è? Cazzo è? Cos'è? Cazzo è? Che magari se si è sparato, se si Fabio. Guarda. Raga, mi state facendo venire fottutissimi brividi. Cioè, si è suicidato sparandosi. Sì. Ci ha fatto sentire lo sparo, dici? Secondo me, Fabio. Guarda. Secondo te che è sparato proprio qua? Comunque ci sta che magari possa essere stato proprio lo sparo, perché lui si è sparato qui. Cos'è? Mamma mia, che ansia. È un'ansia terribile. Ok. Proviamo a fare questa prova con diesel, già adesso? Sì, guarda. Ok. Noi adesso... Ok. Manderemo il cane a cercarti. Va bene? Ma guarda! Come risponde? Raga, ma... No, è stranissima sta cosa. Sembrava un codice... Sì, un codice Morse. Guarda. Eri un militare? Porca miseria, ragazzi. Cioè, raga... Noi adesso mandiamo il cane. Mandiamo il cane in ricerca. Ok. Fermo. Viste? Appena preso quella. Ok. Magari la conosci? La conosci questa? No, raga. No, vabbè. Ho spento la luce in modo che si veda. La conosci? Vieni, io ho spento la torcia così si illumina. Sì, sì, fatto bene. Sotto. In
più tantissimo. Stiamo venendo a cercarti. Luna. È attratto da diesel. Sì. Guarda. Guarda. È attratto da diesel. Sicuramente sta rivivendo. Sta rivivendo la stessa. Raga, mi stanno venendo i brividi. Infatti non trovo nemmeno io le parole. Cioè, come se lo hanno trovato così? Sì, sta rivivendo gli ultimi momenti che ricorda alla fine. Parole. Sei pronto? Sei pronto? Cerca.